Ma quest'anno le abbiamo fatte le stelle come decorazione? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Indovinate che facciamo oggi? Ancora stelle di carta, sì! Le adoro, sto adorando le stelle di carta, ne sto facendo di 2000 tipi, ho la casa piena di stelle di carta, non ne ho appesa una nell'albero di Natale, ma in camera mia è un diluvio di stelle, un overdose di stelle, pendono ovunque, veramente. Allora, queste stelle non le ho ideate io, le ho trovate proprio perché stavo cercando stelle su internet, smanettando su internet su un sito che mi pare si chiami Eticamente, non vorrei sbagliarvi, vi metto il link nel box informazioni e le ho trovate bellissime perché, io cito sempre la fonte, non sono progetti miei personali o non mi ricordo la fonte ma so da dove li ho presi, io vi dico sempre da dove vado a prenderli perché può essere uno spunto andare a sbirciare anche altri luoghi di creatività. Allora, vi dicevo, queste stelle mi sono piaciute tantissimo perché non hanno bisogno di incollaggio, serve solo il cartone, quindi bellissime da fare con i nostri bimbi, da ritagliare e trac, assemblare insieme e vengono delle cose stupende. Vi ho incuriosito abbastanza? E allora spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare le nostre stelle. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre bellissime stelle di carta, delle stelle di carta semplicissime e senza colla né pinzatrice né nulla, ad incastro. Allora, vediamo subito cosa ci occorre: dei cartoncini o dei cartoncini colorati semplicissimi, oppure io qua dei cartoncini molto particolari, sono carte che vendono in tutte le cartolerie e sono delle carte magari per collage o per scenografia o per lavoretti, per fare le scatoline, diciamo così. Sono dei cartoncini, però per esempio questo è col cielo stellato, questa è tutta pua, e la particolarità che sono fronte retro, quindi ci sono anche zebrati, tigrati, a chiazze come le mucche, insomma bellissimi di tutti i generi. Io ho preso questi due, poi ne ho preso uno rosso, uno verde, uno giallo, non so ancora cosa useremo, certo non ci serviranno tutti. Dei laccetti che si accordino col colore delle nostre stelle, io ne ho preso un argento e un oro a campione. Una matita, un tagliabalza, una fustellatrice per praticare un buco attraverso il quale far passare il nostro laccetto. Potete farlo naturalmente anche con una forbicina appoggiando su un pannetto morbido. E poi le sagome delle nostre stelle. Eccole qua, queste le troverete sulla mia pagina Facebook nell'album Le stelle di carta ad incastro. Allora, ci sono due sagome, una triangolare per una stella a 6 punte e una quadrata per una stella ad 8 punte. Sono due forme geometriche molto semplici, un quadrato e un triangolo al centro del quale è praticato un piccolo trapezio che si allarga per 4 cm nel quadrato e per 2 cm circa nel triangolo. Comunque, scaricandovi le sagome non avrete il problema neanche della misurazione, comunque è abbastanza intuibile come praticare gli scassi all'interno del quadrato e del triangolo. Facciamo da prima la stella verde. Per ogni stella dobbiamo ricalcare per due volte la sagoma. Io la voglio fare mezza verde e mezza rossa, ma potrei farla anche tutta di un unico colore, e quindi ricalco una volta sul rosso. Questo è proprio quello che dovrete fare voi, ve lo faccio vedere in presa diretta. Tac, eccola qui, e ora, eccola qui, la vedete? E ora la riporto anche sul verde. Stessa cosa faccio anche per il quadrato, anche questa ne faccio una verde e rossa, così che siano uguali, abbiate l'idea. Queste stelle sono facilissime da fare, divertentissime per i bimbi. Naturalmente loro ritaglieranno con le forbici e non col tagliabalza, ma veramente, veramente semplici per tutta la famiglia, per passare anche un pomeriggio divertente
che ne so, magari a casa dei nonni, dove non si hanno naturalmente colle, collette e via discorrendo, e quindi poter comunque fare qualcosa senza stare in pancialle. Adesso ritagliamo le sagome. Ritaglia, ritaglia, saremo arrivati a questo punto. Quindi prendiamo qualcosa per piegare. Io ho qui la mia stecca d'osso, ma voi chiudendo il tagliabalza potrete usare anche il retro del tagliabalza, va benissimo. E cominciamo la piegatura delle nostre stelle. Cominciamo con quella triangolare. Adesso prendo quella verde che si vede meglio, quindi io quella verde la piego con voi, l'altra la piego da sola. Adesso devo fare in modo che questo angolo combaci con questo angolo, piegando a metà il mio triangolo. Così. Ok. Con la mia stecca 1 e 2 abbasso per bene, faccio le pieghe. Quindi riapro e piego a metà facendo in modo che questo angolo combaci con quest'altro. Così. Ok? E adesso la terza piega che andrà da la punta a metà dell'altro incasso e farà in modo che questo angolo baci quest'altro. E voilà, ed ecco la nostra piegatura. Facciamo così su entrambe le facce della nostra stella, quindi anche su quella rossa. Ok, a questo punto avremo le stelle. I due triangoli piegati in maniera tale che pigiando su ogni punto dove c'è lo scassetto si possa piegare così, vedete, a triangolino. Quindi poggiamo e facciamo leva qui, tac, poggiamo e facciamo leva qui, tac, questo con una mano è difficilissimo. Quindi poggiamo e facciamo leva qui, qui e qui, così. E prendiamo l'altra stella, visto? Le sfalziamo così e quindi le apriamo l'una dentro l'altra, così è, tac, le nostre stelle, la nostra stella è bella, è pronta. Aspettate per brillare nel firmamento. E allora, guardate che carina. Se poi le vogliamo appendere, selezioniamo al centro di un vertice, al centro di un vertice, pratichiamo un piccolo forellino, così, e inseriamo proprio attraverso questo forellino il nostro nastrino. Ma non è troppo carina? Ma non è troppo facile? Ma non è troppo deliziosa? Guardate, da questa parte ha una preponderanza di verde e da questa parte invece ha una preponderanza di rosso. A seconda di dove voi vogliate che cada, la girate in un verso o in un altro. Adesso facciamo quella a 8 punte. Il quadrato va piegato prima a croce, mettendolo così a quadrato di fronte a noi, quindi piegando così molto semplicemente. E adesso piegando al centro gli angoli, quindi in senso romboidale. Ok, così. Adesso pieghiamo anche quello rosso. Anche qui pressiamo su la parte in cui c'è la scassatura per l'incastro, quindi così pieghiamo e poi pieghiamo e pieghiamo, tacchete. Così. Quindi, come al solito, mettiamole una di fronte all'altra, roteiamo finché ogni coso, ogni raggio della stella entri nell'altro e voilà! Sono troppo belle, la nostra stella a 8 punte è bella e pronta, semplice, semplice, facile, facile. Ok, ed ecco qui la nostra seconda stella, vedete? A 6 punte o a 8 punte? Vediamola, una dal rosso e una dal verde. Voilà! Una dal verde e una dal rosso. Sono
Sono gasatissima con queste stelle, mi piacciono troppo. Diciamo che mi piace il concetto della facilità e del fatto che non sporchi per nulla farle e che sia veramente semplice con la forma poterne fare quante ne vogliamo. Bene, vi ricordo che le sagome le trovate sulla mia pagina Facebook. A questa sagoma corrisponde questa stella, a questa sagoma corrisponde questa stella. Sbizzarritevi con i vostri figli, fatemene vedere tantissime con le carte più disparate, lasciatemi tante foto sulla pagina Facebook, io intanto vi lascio le mie foto e noi ci vediamo dopo. Dicevo, non sono bellissime, non sono veramente delicate, particolari, tutte naturalmente fatte di cartoncino, non potete usare materiali troppo pesanti perché appunto vanno agganciati insieme, quindi devono essere materiali che non siano troppo scivolosi e neanche troppo morbidi. Il cartoncino andrà benissimo. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollice in su, ben appuntito come la punta di una stella, lasciatemi tanti commenti qua sotto e condividete il video sulla vostra pagina Facebook. Mi raccomando, vi aspetto sempre su Facebook e anche su Instagram e vi lascio il link nel box informazioni. Come nel box informazioni qua sotto, dove c'è la scrittina mostra altro, cliccate e vi si aprirà un mondo, troverete anche l'accesso diretto all'album Le stelle di arte per te, che si trova sulla mia pagina Facebook, da cui potrete scaricare la sagoma della stella per poter creare le vostre due parti della stella da incastrare. Vi prego, non mi chiedere sotto al video ombretta non trovi il link, ombretta non trovi il link, è qui nel box informazioni, basta cliccare e arrivate direttamente a l'album, com'è sotto nel box informazioni per qualunque cosa dove io vi dico che c'è la sagoma su Facebook, quindi cercate sempre lì dove c'è scritto mostra altro. Adesso non mi rimane che salutare perché devo andare a fare altre 3000 stelle, sì, sono drogata di stelle, evviva! Non mi rimane che salutarvi e augurarvi un Natale stellare da ombretta e da arte per te, è tutto, arrivederci al prossimo video!